quando mi è stato chiesto come Dario, mi sono posto un problema, perché io, che oggi faccio l'attore, devo in qualche modo svolgere un'indagine su un personaggio che apparentemente è lontano da me. Solo apparentemente, però, perché poi mi sono posto... ho trovato, in realtà la risposta l'ho trovata dentro di me, in quello che è la mia vita, il mio passato in qualche modo. E prima di diventare attore, in una vita possiamo dire precedente, facevo il metalmeccanico, l'operaio metalmeccanico. Era la fine degli anni Ottanta e questo accadeva in un mondo in cui era ancora possibile immaginarsi, dopo aver trascorso una vita a fare lo stesso lavoro, nello stesso posto magari, chiudere per l'ultima volta una porta e andare finalmente in pensione. Cosa che oggi non è manco più immaginabile, soprattutto le giovani generazioni, è un tipo di pensiero che non è più possibile. E quindi poi, diciamo, nel mio percorso sono cambiate delle cose, nel frattempo sono diventato attore, però è cambiato anche un mondo e quindi... ho cercato di portare il mio sguardo, cioè e cercare di capire che cosa è successo da quello che era il mondo del lavoro di, diciamo, fino alla fine degli anni Ottanta, diciamo così, ad oggi. E in accordo con Gianfranco, con gli autori, abbiamo cercato di fare un percorso che... potesse in qualche modo spiegare quello che è il punto di vista oggi delle persone che oggi vivono e hanno a che fare col mondo del lavoro. Mondo difficilissimo, un mondo complicatissimo e ho capito una cosa che aggiungo a quello che ha detto poco fa Gianfranco circa la visionarietà di Marco Biagi. Sicuramente lui aveva previsto tutto quello che oggi è il mondo del lavoro. E una cosa che lui assolutamente voleva fortemente era sì una grandissima mobilità nel mondo del lavoro per poter stare al passo con quello che è il mondo lavorativo, ma al tempo stesso lui prevedeva, era necessario un grandissimo supporto per le persone che dovevano avere a che fare con un mondo del lavoro così mobile. Ecco, io ho capito questo, che oggi c'è una grandissima, è richiesta una grandissima mobilità e forse manca un po' il supporto alle persone che sono costrette a vivere con questa grandissima mobilità.